Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo alla prima celebrazione di unione civile a Gela. Un parrucchiere di 27 anni e un artigiano di 41 hanno coronato il loro sogno d'amore nell'ex chiesetta di San Biagio. Emozionati hanno detto sì, dinanzi al sindaco Domenico Messinese. L'amore tra i due è scoccato 6 anni addietro. Io, ingegnere Domenico Messinese, sindaco di Gela, ufficiale dello Stato civile, in nome della legge dichiaro che signor Ansaldi Giovanni e signor Salvo Pasqualetto sono uniti civilmente. Attorniati da parenti, amici e da semplici conoscenti, ieri hanno coronato il loro sogno d'amore nell'ex chiesetta di San Biagio a Gela. Loro sono Salvo Pasqualetto e Gianni Ansaldi, 27 e 41 anni. La prima unione civile in città è stata celebrata dal sindaco Domenico Messinese. Gianni indossava abito nero, camicia bianca e papillon nero. Salvo il suo abito da sposa di colore avorio in pizzo francese e chiffon con uno strascico di 5 metri realizzato dallo stilista Coscani. I capelli erano raccolti con un pettinino gioiello in pizzo incrostato di Swarovski. Gianni è un artigiano, Salvo è un parrucchiere. L'amore tra i due è scoccato 6 anni addietro. Abbiamo deciso di sposarci, Salvo si trovava dell'estetista e dell'estetista si è trovato un'avvocatessa e gli ha detto l'avvocatessa: Salvo, dice, è uscito, dice, la legge, dice, se voi, dice, vi potete sposare. Salvo, io sono rientrato da lavoro e Salvo è venuto a casa e me l'ha detto: Gianni, è uscita la legge, che fa? Dice, ci sposiamo? E io ho detto: per me, dico, va bene, dico, ci possiamo sposare. E abbiamo deciso di sposarci con Salvo. Che cosa pensate in quel momento? Niente, Che non poteva cambiare lo so. tutto. Poteva cambiare tutto, infatti, poteva cambiare tutto, però cambia sempre qualcosa, non è sempre uguale come magari una convivenza, però ci stiamo sposando e cambia sempre qualcosa. Da quanto tempo va avanti questa storia? Da 5 anni che sto assieme con Salvo, nel 2011, io perché mi trovo a lavorare fuori e poi ho deciso di stare sempre qua a Gela con mia mamma, con i genitori, ho conosciuto a Salvo e abbiamo deciso di stare assieme. È da 5-6 anni che stiamo assieme con Salvo. E da quel momento aveva mai pensato che potesse arrivare questo giorno? Ci No, aveva mai sperato? no, 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 non potevo mai pensare che arrivava un giorno di sposarci, però ci siamo trovati tutti e due bene, altrettanto io con lui, lui con me pure si è trovato bene e niente, abbiamo deciso di sposarci. Adesso i vostri diritti, insomma, sono sanciti anche dalla legge, a Certo, tutti gli effetti voi sarete una coppia. Aspettavate questo momento? sì, l'aspettavamo, pure lui aspettava pure questo momento di fare questo matrimonio e anche io aspettavo pure il momento di fare questo E matrimonio. la sorella che emozioni sta provando? E niente, la Per me sono emozionatissima. È un momento storico anche per questa città, d'altronde. Sì. Perché non ha mai successo una cosa di questa qua, che questo matrimonio è il primo matrimonio che si svolge a Gela. Che cosa vuole dire a tutte quelle coppie che invece non riescono ancora neanche a parlarne? Devono decidere loro se si vogliono sposare, è una cosa decisione sua, personalità, se si vogliono sposare o non si vogliono sposare, però io con Salvo ho deciso di sposarci e ci stiamo sposando. E il sindaco di Gela ha annunciato che a breve in città ci saranno altre unioni civili. Sindaco, oggi si celebra la prima unione civile tra due persone dello stesso sesso a Gela. È un momento storico per questo paese. È cambiato qualcosa? No, non è cambiato nulla. Diciamo che si dà la possibilità di rendere ufficiale un qualcosa che in realtà era già presente. Questo grazie a una legge dello Stato che consente di riconoscere diritti e doveri anche a persone dello stesso sesso che decidono di vivere insieme. Il fatto che viene formalizzato un'unione non vuol dire che a Gela non ci fossero già delle unioni di fatto, ma che però soffrivano di alcune lacune dovute proprio a un problema di leggi che facevano una disparità tra le persone dello stesso sesso e persone di sesso diverso. Quindi un'opportunità data dalla legge. Però Gela devo dire che in realtà ha sempre mostrato una grande veduta, una grande apertura ed è meno bigotta di quello che si può sembrare.
sociale, dove praticamente la persona è l'elemento fondamentale e il sesso o il modo di vivere in realtà sono delle parti collaterali che molte volte vanno in secondo piano. Ricordiamo che questo riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico riguarda soprattutto alcuni diritti fondamentali, quali ad esempio l'assistenza sanitaria, che prima era assolutamente vietata eventualmente dai parenti. Molte volte nel male la legge non consentiva di poter intervenire, andando a limitare quello che invece era una scelta consapevole che magari era stata condivisa per anni. Però non è questo l'elemento importante che vorrei sottolineare. Quello che vorrei sottolineare è che di fatto è una formalizzazione di un qualcosa che già era in atto ed è l'apertura al mondo di poter comunicare quello che realmente uno vuole essere. Non si è più delle coppie di serie B, non si è più persone come era qualche anno fa che magari bisognava nascondersi, ma adesso tranquillamente si può ufficialmente decidere di vivere insieme. Ci sono state, sindaco, altre richieste? Sì, c'è, fra 4 settimane ci sarà un altro matrimonio tra persone dello stesso sesso che hanno deciso pure loro di unirsi e di formare un nucleo familiare. Quindi Gela si vede che era pronta già da prima. È una scelta individuale che rientra nella sfera personale e che è giusto che mantenga questi limiti. Per 2 mesi ha lottato con tutte le sue forze contro quel mostro che gli stava divorando il corpo. Da subito le sue condizioni erano apparse disperate, senza speranza, ma il gelese Massimo Puccio, 48 anni, non si è arreso, anche se alla fine ha vinto quel tumore che non gli ha lasciato scampo e che lo ha portato via all'affetto dei suoi cari, la moglie e i 2 figli, ma anche dei tanti amici e parenti che piangono la sua scomparsa. In tantissimi hanno espresso il loro cordoglio per un'altra giovane vita cancellata a Gela da un tumore. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 presso la chiesa di Santa Lucia. In caso di ulteriore inerzia da parte dell'amministrazione comunale, non escludiamo di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Gela. È quanto sottolineano i rappresentanti di Destra in Movimento a seguito delle condizioni in cui versa la strada statale Gela Manfria, che presenta incomprensibili voragini nonostante la recente manutenzione eseguita. Gli interventi a favore della sicurezza dei cittadini, dice Destra in Movimento, non possono tardare, serve un intervento imminente e urgente. La strada giornalmente è percorsa da numerosi automobilisti, centauri e ciclisti. L'amministrazione, nonostante le segnalazioni di cittadini e di consiglieri, non ha ancora provveduto a far eliminare il pericolo a chi di competenza. La giunta comunale, dice ancora Destra in Movimento, ha il dovere di vigilare sulle condizioni della viabilità locale ed è con preoccupazione che segnaliamo il precoce danneggiamento del tratto della Gela Manfria asfaltato, come dicevamo, recentemente. Promossa dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Gela, si è tenuta ieri, e lo vediamo nelle immagini, nella chiesa San Sebastiano Martire a Sette Farine, la celebrazione eucaristica in occasione della festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La messa è stata officiata dal parroco Don Filippo Salerno. Erano presenti il personale della Polizia, numerose autorità civili e militari. C'era anche l'assessore comunale Francesco Salenitro. Hanno seguito la celebrazione anche i rappresentanti dell'ANPAS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, dell'Unitalsi, della Misericordia di Niscemi e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Gli alti valori di legalità trasmessi da San Michele Arcangelo, proclamato patrono e protettore della polizia da Papa Pio XII il 29 settembre del 1949, assumono un alto significato simbolico per tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, costituendo un'importante guida spirituale alla quale ogni poliziotto si ispira nell'adempimento dei propri doveri, svolti con quotidiana abnegazione, spirito di sacrificio e impegno professionale. È festa del patrono della polizia anche a Caltanissetta, vediamo.
In onore del santo protettore della polizia, il questore Bruno Megale ha deposto una corona d'alloro al monumento dei caduti nello spiazzale antistante la questura. Alla breve cerimonia, alla presenza di un picchetto d'onore della Polizia di Stato, hanno partecipato i poliziotti in servizio e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Caltanissetta e Gela, alcuni familiari dei poliziotti caduti in servizio, nonché i componenti della squadra di pesistica Fiamme Oro. E oggi festeggiamo il nostro patrono, oltre che il patrono della città, il capo delle milizie celesti. E quale figura migliore poteva essere il patrono della polizia, una figura che incarna quei sentimenti di giustizia, di difesa della comunità, di pietà, di forza, che poi sono, diciamo, la leve morale su cui si basa l'operato della Polizia di Stato. Oggi noi lo ricordiamo in qualche modo, porgendo un omaggio ai nostri caduti, coloro che hanno dato l'esempio ai giovani poliziotti e alle giovani leve, per cui è opportuno perpetuarne la memoria. Un momento che ha preceduto la messa pontificale in cattedrale, al quale hanno preso parte anche il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il vescovo Monsignor Mario Russotto e il sindaco Giovanni Ruvolo, che hanno voluto ricordare l'importante ruolo svolto dai poliziotti e i tanti caduti nell'espletamento del loro servizio. È un appuntamento veramente imperdibile per un duplice motivo: la celebrazione del santo protettore della Polizia di Stato, e sappiamo quanta importanza, quanto lavoro svolgono le forze dell'ordine in ogni realtà territoriale secondo le proprie difficoltà, nonostante, diciamo, i tempi siano anche sempre un po' difficili da tutti i punti di vista, quanto sangue hanno versato le forze dell'ordine. E poi un appuntamento ancora più importante, perché una città che vive San Michele, il proprio patrono, con molta partecipazione, e io mi sento veramente anch'io molto di condividere questa partecipazione cittadina. Oggi è una di quelle giornate in cui la comunità nissena si ritrova attorno alla figura del nostro santo patrono, un santo patrono che è stato un combattente per quei valori della libertà, della giustizia, che devono un po' contrassegnare la vita di ogni cittadino. Oggi i nisseni si rivolgono al santo chiedendo per ciascuno una grazia. Anch'io rivolgerò un pensiero al santo, chiedendo di dare a tutti noi la forza della speranza, la forza di saper combattere, cercando di dare ciascuno per le proprie responsabilità un contributo per alzare la nostra città su livelli più alti di cultura, di eleganza, di ricchezza. Saranno illustrati domani alle 9 nell'auditorium Virgilio Argento del plesso Paolo Emiliani Giudici di Gela i progetti, i laboratori e le attività della scuola. L'incontro, promosso dal dirigente scolastico Giovanna Valazzolo in collaborazione con i docenti, è aperto agli alunni e ai genitori delle classi quinte della scuola primaria. Da Gela un grande grazie a Monica. È tutto pronto per accogliere Monica Contrafatto, la bersagliera gelese che alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro ha conquistato la medaglia di bronzo. Una grande festa è in programma per domani alle 10.30 al Teatro Eschilo. L'iniziativa è a cura del Comune e della FISPES. Vediamo. La città di Gela è orgogliosa di domani di ospitare, anzi, di dare il benvenuto a una sua figlia, Monica Contrafatto, che ha portato il nome dell'Italia, della Sicilia, di Gela, agli onori mondiali. Conquistare una medaglia olimpica non è una cosa banale, mettersi a confronto con il mondo intero e arrivare tra i primi sicuramente è un successo importante. Domani sarà un giorno di festa che mi sembra doveroso che ci sia. Quello che Gela ha voluto donare alla concittadina Monica Contrafatto è sicuramente un evento corale di grande importanza, dove non solo i valori sportivi ma quelli sociali e quelli culturali vengono fuori. Diventa un abbraccio veramente sentito, un evento che è stato voluto fortemente da un'intera città e da un'intera regione. Avremo la presenza di autorità civili, militari, la presenza del presidente della Federazione Italiana degli Sport Paralimpici, fino appunto al maestro Cumbo, che con grande generosità ha
donato una sua opera all'atleta gelese, quindi aspettiamo tutti i cittadini gelesi domani alle 10.30 al Teatro Eschilo di Gela. Da ragazzino sono stato un atleta della Gela Sport, che è una società per sport per disabili. Oggi poi, avendo la possibilità di incidere come amministratore e presidente di una commissione sport e servizi sociali, a maggior ragione mi sento parte integrante di questa iniziativa, che domani sarà l'epilogo di un evento per la collega e amica Contrafatto, ma che da domani stesso dovrà essere da spinta per poter organizzare e realizzare sulla nostra città intanto le strutture e dopo chissà altri eventi come quello di domani. Il mancato collegamento tra il centro urbano ed il cimitero di Farello, passando per Fondoiozza, è stato ultimamente riscontrato più volte dalla Polizia Municipale di Gela, che ha chiesto chiarimenti all'ASTA, l'azienda siciliana Trasporti, che cura il servizio, elevandole contestualmente delle sanzioni. La società, in base alle inadempienze contrattuali riscontrate, potrebbe andare incontro a multe di 100 euro per ogni corsa soppressa. Inoltre è prevista la decurtazione delle somme per il servizio di trasporto pubblico locale in misura corrispondente al numero di chilometri non espletati a causa delle interruzioni delle corse. Nei giorni in cui sono state sollevate le contestazioni della Polizia Municipale sono risultati soltanto 3 gli autobus urbani attivi a Gela. Nella conferenza di servizi dello scorso 6 giugno al Comune di Gela, l'ASTA si era impegnata a fornire 6 autobus giornalieri oltre un autobus di riserva. Una nuova auto medica per le emergenze è a disposizione della pubblica assistenza Pro Civis di Gela. Si tratta di un mezzo veloce che, equipaggiato con attrezzature presenti all'interno di un'ambulanza, è capace di poter intervenire stabilizzando il paziente nell'attesa che giunga l'ambulanza per trasportarlo al nosocomio più vicino e idoneo. L'acquisto del mezzo è stato realizzato grazie all'impegno profuso dai volontari del soccorso della Pro Civis, che giornalmente sono impegnati a servizio della collettività. Fai la cosa giusta. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi venerdì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5, anche nei giorni di domenica, martedì e giovedì. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. La riserva naturale Biviera di Gela, in collaborazione con l'Ipurini Scemica, il Tenessetta Naro e Serra di Falco, promuove per domani e domenica l'evento dell'Euro Bird Watch, la grande fotografia europea della migrazione degli uccelli selvatici nel momento clou del loro ritorno verso le aree di svernamento del Mediterraneo e africane, a cui aderiscono 37 paesi europei. Oggi noi ne abbiamo parlato con Emilio Giudice. L'evento si svolge un po' in tutta Italia e anche in altre parti della Sicilia. La parte centro-meridionale, dove ci troviamo in particolar modo noi, Gela, Niscemi, Serra di Falco, la provincia anche alta della provincia di Caltanissetta, dove le sezioni della Lipu di Serra di Falco, di Caltanissetta, di Naro e di Niscemi organizzano questo, diciamo, 2 giorni, in cui il primo giorno, sabato, si terrà nella parte, diciamo, alta della provincia di Caltanissetta, cioè avverrà, diciamo, questa manifestazione all'interno, dove si andrà a visitare il lago di Serra di Falco. E questo lago di Serra di Falco, dove, diciamo, nella mattinata. Nel pomeriggio invece si andrà ad Agrigento al lago San Giovanni, che è un'altra zona umida, dove si potranno, diciamo, svolgere delle attività. E poi la domenica mattina al Biviera alle 9:30 e poi nel pomeriggio invece alla diga di Sueri, perché non dimentichiamo che anche i laghi artificiali hanno una grande valenza. E si potranno osservare probabilmente anche dei volatili mai visti finora. Si possono vedere anche specie che normalmente durante l'anno non si vedono,
E quindi può essere interessante per questo, per cui c'è anche un contest fotografico che si farà e per cui sono invitate le persone a partecipare a questo contest, che ha, diciamo, quattro linee in cui una è quella di osservare e fotografare una specie che è il torcicollo, che è una specie curiosa, poco conosciuta, è un picchio, il picchio più piccolo, che da noi è abbastanza comune, specialmente in questo periodo perché migra. Normalmente non c'è, però nella migrazione sì, è possibile osservarlo. Un altro è una specie che non viene rilevata, diciamo, non viene rivelata perché solo all'ultimo si potrà dire qual è, quindi se sarà stata osservata sarà un discorso anche di avvalorare, quindi dare un punteggio maggiore a chi è riuscito a osservarla. Quindi è una specie segreta, in qualche modo. Poi c'è invece un gruppo più numeroso di ragazzi, e quindi il gruppo più numeroso, diciamo, verrà premiato. E poi invece quello che avrà fatto più osservazione. Quindi ci saranno quattro metodi per premiare questi ragazzi ed è un modo anche per incentivare e avvicinare le persone alla biodiversità, perché questa è una grande occasione di avere diversità anche ornitologica. Le specie, diciamo che possono, diciamo, essere di interesse sono ad esempio la cicogna nera. Cioè noi, Gela, è una zona dove c'è la cicogna bianca, ne vediamo tante, ma non vediamo cicogna nera. La cicogna nera, questo è il periodo in cui è possibile vederla, oppure il raro mignattaio, che è una specie di ibis, che diciamo durante la migrazione autunnale e primaverile è possibile vedere, e quindi in autunno qualche animale è possibile, oppure diciamo specie come le spatole, qualche fenicottero può capitare, che può esserci, diciamo, anche di passaggio, e quindi può essere, diciamo, anche l'occasione di vederlo. Mercoledì 12 ottobre è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico. Nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femmina Morta, Roccazzella e Borgo Manfria. Termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado. Da domani e fino al 10 ottobre sarà allestita nella sala della Clinica Santa Barbara di Macchitella a Gela la mostra di arte con pitture e fotografie inedite del collezionista Franco Pardo. L'iniziativa è del Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo. L'inaugurazione è prevista domani alle 16. Le immagini raccontano i festeggiamenti della Pasqua in città e si completano con personaggi e frammenti della Gela antica, dove sono catturati vicoli ed edifici oramai cancellati al progresso. Il collezionista Pardo ha pensato di omaggiare la clinica con le sue opere come ringraziamento delle cure ricevute negli ultimi 5 mesi di ricovero presso la struttura di Macchitella. E ora parliamo di calcio. Trasferta domenica per il Gera, la squadra biancazzurra sarà di scena a Gragnano. Anche in Campania scenderemo in campo per vincere, lo dice il difensore centrale Fabio Campanaro. Fabio Campanaro, se all'inizio campionato ti avessero detto che il Gela avrebbe conquistato questi punti e si sarebbe trovato in piena zona playoff, se vogliamo, ci avresti creduto? Ma per come è andata l'ultima parte della preparazione, con tutte le vicissitudini che ci sono state, avrei fatto fatica a crederci, però dopo quello che è successo abbiamo costruito un ottimo gruppo e abbiamo lavorato settimana dopo settimana e credo che questi 8 punti sono tutti meritati. Domenica scorsa è arrivato un pareggio che, se vogliamo, ha interrotto la striscia di 2 vittorie consecutive, però lo diceva anche ieri il vostro tecnico Imantino, lo ha ribadito il direttore sportivo Martello, è un pareggio che equivale ad una vittoria perché avete combattuto contro una grossa squadra. Sì, abbiamo studiato bene la squadra durante la settimana, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato meglio di loro. Certo, c'è il rammarico per aver perso 2 punti, perché noi giochiamo sempre per ottenere il massimo, però se si pensa che questo punto è stato fatto una delle squadre favorite per la vittoria del campionato, credo che il bicchiere si può considerare mezzo pieno. E adesso arriva, se vogliamo, la terza trasferta consecutiva. Domenica prossima giocherete a Gragnano, nel Napoletano. Cosa temete di questa trasferta? Ma diciamo che tutte le partite sono difficili e lo dimostrano i risultati che andiamo a vedere ogni domenica sera, dove nessuna partita è scontata. Sembra una trasferta lunga, insidiosa, e sono squadre che fanno queste categorie da parecchi anni e non dobbiamo completamente sottovalutare questa squadra nonostante abbia solamente 2 punti in classifica. Non giocare al Presti vi penalizza?
credo che domenica ci abbia penalizzato parecchio. Però si può ritornare a giocare al Presti fra due domeniche e in quel caso ci sarà la sfida, il big match con Reggia Virtus. Infatti speriamo di poter giocare nel nostro stadio e avere l'apporto dei tifosi, che è fondamentale. Ma questo giorno dove può arrivare, in tutta sincerità? Ma per adesso noi ragioniamo settimana dopo settimana, stiamo facendo molto bene, speriamo di dar continuità a questi risultati, poi si vedrà. Sono ancora disponibili pochi posti per le iscrizioni all'ultimo corso SAB Exdec dell'anno 2016, valido per il conseguimento della licenza alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il corso, autorizzato dall'assessorato regionale delle attività produttive, sarà avviato il prossimo 10 ottobre e si svolgerà presso la sede della Confcommercio Asco Mugela in via Cicerone 104. Gli interessati dovranno effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Confcommercio Asco Mugela dal lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. È scattata la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2016-2017 all'Antitodo di Macchitella a Gela. Il cartellone, che comincerà il prossimo 23 novembre, prevede tra gli altri l'esibizione di Pippo Franco. Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 338-7143-293, 330-225442, 0933-822707. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.